Zidane e Ronaldinho, il vecchio e il bambino, danno lustro alla classica della Liga Spagnola, sfidandosi davanti ai 100.000 del Santiago Bernabéu. Il fuoriclasse transalpino parte a sinistra sfruttando la collaudata intesa con Roberto Carlos. Zidane. Mi sembra che abbia voglia di giocare oggi, guarda qua, come va, voglia lui. Arriva Roberto Carlos al cross, da quest'altra parte il tocco di Van Bronckhorst, ma c'è ancora il Real con Ronaldo. Prova a entrare in area da destra, fa partire un cross, colpo di testa e gol! In vantaggio il Real, colpo di testa, in tuffo di Zidane e c'è il gol dell'1-0. Il gol del campione transalpino esalta i Galacticos. Guardate Beckham, che pennellata, guardi, portiere non esce, due giocatori liberi, Zidane dietro a lui. L'1-2 è micidiale, ma non abbatte Ronaldinho, che è molto attivo sull'out sinistro. Ronaldinho vince il contrasto con Salgado, poi la mette dentro Beretto, di tacco a cercare Iniesta, anticipato. Ronaldinho gioca facendo un mezzo ala sinistro, aspettando il momento di prendere palla e partire da lì per fare tutte le sue azioni che sono straordinarie. Congiunzione fra il grande talento, il dribbling, il talento puro che a tutti piace e una forza fisica incredibile. È un giocatore che ce l'ha un'abilità impressionante, un piede impressionante e riesce a fare del numero che l'ho visto fare solo a Maradona. E credo che lui sia tutto istinto e nessuno sarà mai veloce come uno che agisce solo sull'istinto, e lui fa tutto in un modo veramente spontaneo, ha acquisito una personalità basata su questi valori molto forte e riesce veramente ad esprimersi in un modo bellissimo. È un artista del calcio, trova sempre una soluzione. Nello spazio più stretto, nel raddoppio di marcature, nelle difficoltà più grandi nell'azione, lui riesce a trovare la soluzione. Quindi non puoi mai dire è chiuso. Anche quando ti sembra che è chiuso, non ti puoi fidare, perché ha una grande facilità a inventarsi una soluzione. È molto veloce di pensiero. Averlo come compagno è meglio che averlo come avversario. Ancora Ronaldinho, si ferma, poi punta l'avversario, se ne va, doppio passo su Beckham che torna e lo ferma. La strada per il Barça è in salita. Anche i fantasisti del Galacticos stanno attenti alla fase difensiva per proteggere il prezioso vantaggio. Improvvisamente però Eto'o sfrutta un'incertezza di Helguera per beffare Casillas e riaprire la partita. 2-1. Il gol cambia l'inerzia della gara. E allora ci crede adesso il Barça, Ronaldinho, punta l'area, Ronaldinho dentro, si sovrappone Van Bronckhorst, tutto solo, in mezzo non arriva Eto'o. Per ristabilire le gerarchie in campo c'è bisogno di personalità oltre che di tecnica. C'è bisogno dell'intelligenza tattica di Zidane per capire quando è il caso di rallentare e quando di accelerare per sfruttare gli spazi che inevitabilmente si creano. Zidane allarga per Roberto Carlos che arriva velocissimo, butta la palla avanti, se la va a prendere Roberto Carlos, vuole cross, Raul, rete! Questo è calcio, questo è divertimento. In mezzo un fazzoletto dei 2 centimetri con 2-3 giocatori, lui non perde la palla. Zidane ancora. Ha voglia di giocare in questo momento. Marquez su di lui. C'è un fallo ma si continua, la palla è sempre di Zidane che la nasconde al messicano. Credo che lui abbia veramente questi movimenti che sembrano lenti e che sono efficaci in un modo incredibile. Lui sembra quasi che perde la palla ma ce l'ha sempre sotto controllo. Faceva dei numeri con i piedi come tu lo vedi fare nella PlayStation. Partiamo dal principio che per chi attacca è il punto principale, il dominio della palla, lo stop della palla. Il primo tocco nella palla aiutava subito al continuare dell'azione. A Zidane questo gli dà un vantaggio tremendo, perché riesce a rubare quel millesimo di secondo che ci serve, principalmente giocando in mezzo alle due linee. Lui poi ha una qualità di palleggio che è difficile anche da capirlo guardandolo, ma tutto questo ha a che vedere anche con riuscire a capire l'azione prima di tutti quanti. Per esempio faceva finta di andare in una direzione,
E poi dopo, ricevendo la palla, la stoppava con l'esterno destro, facendo una giravolta immediata, completa, sul suo corpo e andando esattamente dalla posizione opposta. Oppure usciva ballando sulla punta dei piedi, con la pianta del piede sul pallone, usciva in mezzo a due o tre giocatori, ma con una semplicità che, vista così, sembrava semplice, ma non era assolutamente semplice. Per me, la persona che controlla meglio la palla che ho visto io, e questo credo che nel calcio è una delle cose più importanti che esiste, il controllo. Concentrato il brasiliano Ronaldinho, fischia l'arbitro, va lui, Ronaldinho, destro, rete, rimane a guardare Casillas, ha segnato Ronaldinho. Ronaldinho di entusiasmo, non posso dire niente, questo è uno dei più forti giocatori del mondo. Ronaldinho se ne va, ancora lui, Ronaldinho resiste, Ronaldinho fa fuori tutta la difesa, grande l'apertura. Più passano i secondi, più la sfida si personalizza e diventa un duello tra l'imprevedibile dribbling del brasiliano e il sontuoso controllo palla del francese. Ronaldinho in finta, Ronaldinho salta l'uomo, Ronaldinho, Casillas si supera e basta così, è finita. I due campioni del mondo, nel caos agonistico della sfida, hanno trovato comunque il modo di divertire e divertirsi, dilettandosi con la palla come un bambino nel cortile di casa.